attacco della VL, una difesa sul perimetro per l'Olimpia. Tre, trova lo spazio comunque per la tripla, qualche finta di Moraschini, attacca il verniciato. Tarceschi torna fuori da Mitov, altro runner del giocatore serbo. Di un attivissimo Justin Robinson in questo avvio, finta di passaggio, tripla di Justin Robinson. Un altro possesso per incrementare ancora il vantaggio. Lo fa con Ariel Figlioi. Infuocata la VL. Vediamo se anche lui si mette in gara. Direi di no, perché Drell gli strappa il pallone. Fa correre in transizione ancora Figlioi. Ora Brooks attacca sul centro. E apertura buona per Schizka. Una tripla comoda. Questa non la può rifiutare. Mitov spalle canestro contro Tambone, può attaccarlo sfruttando il vantaggio fisico, infatti lo fa. Giocatore centro di Milano, ora Figlioi mandato verso il centro con grande sensibilità di Paul Pastrelli. Schintz ribalta per Roll, ancora Schintz cerca di punta, tripla che brucia la sirena per Siobhan Shields. Molto basso rispetto alla sua media. E qua Pass Mastenat si avvicina a canestro. Ribazzista giunto straordinario per Pesaro in questo campionato. E Justin Robinson dopo la scarica di Henry Drell per provare a rimontare da questo meno 10. Bilic intanto ci mette intensità difensiva. Va a recuperare il pallone. Cicciolini fa volare Zach Lidey in transizione. Lidey capisce tutto, anticipa il passaggio, corre Milano con Panther che subisce il fallo, tabellata, tripla bersaglio per la Pantera. Allora palla interna per Lidey che ha vantaggio, non lo sfrutta ma riapre per Mitov, tripla con 2 metri di spazio, va da Tyler Kane, consegnato per Mastenat che prende bene di forza il centro, spazza via Mitov, sbaglia però sotto canestro. Milano perde un giro, Nat che poi scambia con Justin Robinson, attacca ancora Mastenat, bella palla in angolo per Tambone, questa non la può sbagliare e Pesaro torna a segnare anche dall'arco, che si ferma, finta il tiro, cerca la palla per Biliga, anticipata, corre Mastenat in transizione, c'è il palo di Michael Roll e la possibilità di un gioco da 3 punti per Pesaro. Panther ancora per Mitov, perso con 3 metri di spazio, il professore non sbaglia sul possesso pieno di vantaggio che ora divide le squadre, attacca Mitov, gran palla in angolo per Lidey che da lì aveva segnato un canestro decisivo contro il Bayern Monaco. Finisce così con Milano che centra la terza vittoria consecutiva in campionato dopo aver affondato Virtus Bologna e Sassari.